Buongiorno a tutti, cari viaggiatori del mistero, cari pirati, sempre alla ricerca di tesori golosi e misteriosi. Bentornati sulla tradizione antica, lo avrete notato in tanti, cosa è successo, qualcosa si è scombussolato nel canale. Beh, siamo entrati nell'estate e quindi ho pensato di fare un video che in qualche modo vi rammenti come funzionerà la programmazione estiva, che vi darà tutti gli appuntamenti di quest'estate, in modo da poter sapere quando potrete visionare i nostri video e le serie che più vi piacciono. Avete visto che sono state introdotte delle serie nuove, ne entrerà anche un'altra, anzi altre due per la verità, e quindi andiamo a spiegare subito quali sono le nuove serie e quali saranno i giorni di uscita sul nostro canale. Ascoltiamoci la nostra sigla. Bentornati cari viaggiatori, io sono Luigi Giuva e permettetemi innanzitutto di ringraziarvi tantissimo cari bucanieri, cari filibustieri della ciurma della tradizione antica, perché io ho iniziato questa avventura il 25 dicembre del 2021, neanche 6 mesi fa, e oggi questo canale ha 104 iscritti, una cosa che mi fa soltanto piacere e che mi impone il dovere di ringraziarvi, il dovere ma anche il piacere di ringraziare tutti quanti voi. E faccio un appello, vediamo se ci riusciamo, cara ciurma, diffondiamo questo canale, proviamo entro giugno ad arrivare a 120 iscritti, vediamo se ci riusciamo. Questo è il nostro obiettivo per giugno. Di cosa parla questo canale? Chi è iscritto lo sa bene, chi non è iscritto può avere piacere a scoprirlo. Beh, questo canale parla dei misteri, ma anche dell'antropologia dell'occulto. Per antropologia dell'occulto intendiamo tutta quella parte dell'antropologia che si occupa della storia dell'uomo in merito allo spiritualismo e all'esoterismo o all'ermetismo, quindi anche la magia. Ma per quanto riguarda i misteri, beh, i misteri che noi trattiamo vanno dai misteri quotidiani, come possono essere quelli della nuova serie che abbiamo introdotto da qualche settimana, che è i criptidi, cioè quegli animali che non sono stati studiati ma di cui si ipotizza l'esistenza, come il famoso Bigfoot per intenderci, o il mostro del lago di Loch Ness. Ma anche quei misteri del passato, come i misteri dell'archeologia. Archeologia del mistero è una serie che da qualche settimana è presente sul canale e che sta riscuotendo un discreto successo. Per arrivare anche a quei reconditi misteri della mente umana, quei misteri che affrontiamo con l'ausilio delle scienze criminologiche. E a tal proposito avrete saputo che è finita la serie Pillole di Criminologia, si è conclusa la prima stagione di questa serie, che riprenderà a settembre, dove nella seconda stagione parleremo in modo approfondito anche dei serial killer, per cui non perdetevela. Cosa succederà quest'estate? Beh, intanto cominciamo a parlare di cosa sostituirà Pillole di Criminologia. A lunedì mattina, infatti, avremo due format che la sostituiranno, che si alterneranno ogni 15 giorni. E sostanzialmente ogni 15 giorni noi avremo un primo format che ci parlerà della storia delle mafie. Faremo un'analisi storica di come sono nate le mafie, in particolare in Italia, ma anche nel resto del mondo. Per poi vedere la settimana successiva in alternanza un altro tipo di format che riguarderà sempre i contenuti criminologici e che parlerà dei casi irrisolti. I trailer li troverete su Instagram come al solito. Bene, questo per quanto riguarda la programmazione del lunedì. Al martedì mattina, o meglio al martedì pomeriggio e al mercoledì pomeriggio, voi avrete due puntate dei criptidi, questa nuova serie che è sorta sul canale.
così come al giovedì pomeriggio, mentre il venerdì pomeriggio rimane fermo l'appuntamento con L'orrore di una mente umana, dove in 4 puntate affrontiamo il caso di terribili serial killer. In questo momento stiamo parlando di Donato Bilancia. Il format funziona sempre nello stesso modo, e cioè una puntata parla della biografia del serial killer, la seconda puntata della vittimologia, la terza puntata del profilo criminale, la quarta puntata parla dell'arresto e del processo. Motivo per cui in questa serie non affrontiamo casi come ad esempio quello del mostro di Firenze, che sono casi irrisolti, cioè non hanno trovato una soluzione, perché non abbiamo la possibilità appunto di andare a vedere che cosa è accaduto quando è stato arrestato il soggetto ignoto. Ma ci sono delle novità, perché se al sabato mattina avremo ancora una puntata dei Criptidi, al sabato pomeriggio scusate, alla domenica pomeriggio rimarrà fermo l'appuntamento con Archeologia del Mistero, e a lunedì mattina abbiamo detto che ci sarà la sostituzione di pillole di criminologia alternata ogni 7 giorni dalla storia delle mafie e i casi irrisolti del passato. Ma la stessa Archeologia del Mistero non sarà più settimanale, verrà quindi affrontata ogni 15 giorni, perché anch'essa si atterrerà con un granito ritorno che sarà personaggi storici del mistero. Siamo rimasti in sospeso dopo la monumentale uscita in 4 docufilm su Gesù di Nazareth, e il prossimo di cui parleremo proprio la settimana prossima sarà Nostradamus. Andremo a parlare di Nostradamus. Restate quindi collegati sul nostro canale. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like al video e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa nuova programmazione estiva che ci accompagnerà fino a settembre 2022, dove riprenderà la programmazione normale della tradizione antica. Vi dico anche che ad agosto ci saranno 2 settimane in cui io andrò in ferie e vi terrò compagnia con alcuni shorts, magari con delle piccole curiosità che riguardano le serie del nostro canale. Un paio di settimane in cui mi concederete un attimino di relax anche dal canale La Tradizione Antica. Soprattutto, se non lo avete ancora fatto, andate lì sotto, cliccate sulla filigrana, vi si apre il tasto iscriviti, cliccando sul tasto iscriviti entrerete a far parte della ciurma della tradizione antica anche voi. E mi raccomando, non dimenticate di farlo con la campanella, che è fondamentale per rimanere aggiornati sui contenuti del canale. E andate a visitarci naturalmente su quelle che sono tutte le nostre pagine social, quindi la pagina Instagram, se diventerete followers lì avrete a disposizione i trailer del canale e non soltanto, ma sul nostro gruppo Telegram potrete iscrivervi ed essere voi a dare dei consigli su argomenti che vengono trattati nel canale o per approfondire un determinato argomento che è stato trattato in una serie particolare. Infine andate a mettere anche un like sulla nostra pagina Facebook, oramai lo sapete tutti, su tutti quanti i nostri social ci trovate come La Tradizione Antica. Ecco, detto questo vi ho detto tutto, e come è il mio solito fare vi saluto con un grandissimo bracione e un abbraccio di cuore a tutti quanti voi. Ciao a tutti pirati, ci vediamo quest'estate sul canale.